Le prime notizie di mercoledì 1 novembre. Era appena uscito dalla clinica Città di Lecce Hospital e stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto da un Fiat Doblò e morto così Osvaldo Demitri, 86 anni, di L'Equile. L'incidente è avvenuto proprio davanti all'ingresso della clinica. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Fazzi per essere sottoposto ai test tossicologico e alcolemico. Due vagoncini delle Montagne Russe si sono tamponati. Due donne e un bambino sono rimasti feriti nel pomeriggio di ieri a Fasano Landia, il parco divertimenti dello Zoo Safari. L'incidente è avvenuto per un blocco momentaneo del sistema frenante, probabilmente dovuto alla pioggia. Una delle due donne ha riportato la sospetta frattura del femore, l'altra donna e il bimbo solo contusioni. Sono stati tutti trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi. La famiglia di Luigi Peluso, il pescatore 58enne di Porto Cesario, scomparso lo scorso 5 ottobre nel mare tra Torre Uluzzo e Lastrea, ha ottenuto dalla prefettura di Lecce la ripresa delle ricerche. Da ieri mattina vigili del fuoco e volontari della protezione civile, con l'ausilio di droni, hanno iniziato a perlustrare il tratto di costa della marina di Nardò. Erano riusciti a truffare un'altra coppia di pensionati con la solita tecnica del finto incidente accaduto a un fantomatico nipote, ma questa volta, prima che fuggissero con 6.000 euro, sono stati bloccati dalla polizia. Arrestati a Tuturano, frazione di Brindisi, due giovani napoletani. È stato un vicino di casa, poliziotto in pensione, a segnalare la presenza di sconosciuti nell'abitazione degli anziani. I due sono finiti in carcere. Ergastolo per Marco Raduano, il boss della mafia di Vieste, latitante dal 24 febbraio scorso quando riuscì ad evadere dal carcere di massima sicurezza di Nuoro, e la sentenza emessa dal tribunale di Bari che ha condannato con rito abbreviato altre 18 persone accusate di far parte della mafia garganica. Picchia e tenta di strangolare il padre che gli stava negando il denaro. Un ragazzo di 24 anni di San Giorgio Ionico è stato arrestato e rinchiuso in carcere per maltrattamenti, lesioni personali ed estorsione. Durante l'aggressione ha anche spinto il padre contro una finestra mandandola in frantumi. E la polizia di Taranto ha sequestrato 250 kg di materiale pirotecnico detenuto illegalmente senza alcuna precauzione all'interno dell'abitazione di un 34enne. Tra i petardi anche alcuni di notevole potenziale, l'uomo è stato denunciato. Voleva andare a scuola, ma lo zio, cui era stato affidato alla morte della madre, lo costringeva a lavorare. Un 15enne straniero che vive in un comune della provincia di Lecce ha raggiunto con l'aiuto di Google Maps la sede della procura per i minori e ha denunciato i parenti, immediatamente scattando un provvedimento d'urgenza che ne ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Ora può tornare a scuola. E invece un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a Bari dalla polizia per aver rubato in una piccola azienda agricola in periferia 93 uova, ma non per mangiarle. Ha spiegato che voleva gettarle sui muri delle case dei vicini nella notte di Halloween e accusato di furto aggravato. Il laboratorio di lingue del liceo Poerio di Foggia da ieri porta il nome di Ilaria Mirasole, la studentessa di 19 anni morta con il fidanzato Nicola Di Lorenzo l'8 luglio scorso in un incidente stradale sulla tangenziale. I due, che qualche giorno prima avevano sostenuto l'esame di maturità, stavano raggiungendo gli amici al mare. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.